Buonasera, eccoci con Parola al Mister, il format, l'approfondimento, l'analisi tattica a cura delle redazioni di Mitico Channel di Foggia Calciomania. Oggi in realtà sono un intruso, saluto Antonio Iammarino e ad Antonio un forte abbraccio per la perdita del nonno. Saluto anche due assenti che sono Francesco Bacchieri, che è mancato in 555 a causa di un piccolo problema di un acciacco. Saluto Francesco, saluto anche Tullio Imperatrice che per lavoro non è qui con noi. Ma do il benvenuto al mister Italo Miraglia. Mister, buonasera. Buon pomeriggio a tutti, salve, ben ritrovati. È sempre un piacere essere qui con voi. Un abbraccio forte forte ad Antonio per la perdita del nonno. Saluto Maria Assunta Scelsi. Buonasera Maria Assunta. Buonasera, ben ritrovati tutti voi. Ciao E saluto Marco Scopece. Marco, buonasera. Daniel, ciao Maria Assunta e ciao Mister. Allora, partiamo subito con una novità perché siamo in rigorosa diretta. Sono le 16:15 in punto. Da questa settimana, le produzioni sportive di Mitico Channel potranno essere seguite in replica su Mediterranea TV. Parola al Mister segue l'appuntamento di 555, quindi a partire dalle 22:05, canale 214-698 del digitale terrestre in Puglia, 623 invece in Basilicata. Mister, partiamo subito perché ci attende un'analisi ricca e curiosa di spunti. 32esima giornata del campionato di Lega Pro Girone C, match tra Foggia e Viterbese, tra mister Marchionni, è una vecchia conoscenza per il Foggia, mister Torino. Mister, oggi sei un po' troppo rumoroso lì in sottofondo, E mister Torino, ex conoscenza poiché tecnico del Bitonto, quel Bitonto che poi ha visto di passaggio solo la Serie C conquistata invece dal Foggia di Ninni Corda. Parto subito lasciando la parola a Marco. Marco, c'è stato un turno infrasettimanale che ha visto il Foggia vincere, conquistare 3 punti importanti, arrivare a quota 46. Lo commentiamo un po'. Io nel frattempo cerco di mostrarti com'è cambiata la classifica alla luce della 31esima giornata. Allora, sì, grazie Daniel. Per quanto riguarda la partita di mercoledì, devo dire che giocare in generale in un campo come Francavilla penso sia abbastanza difficile, anche perché vedendo proprio il campo di per sé, da un punto di vista proprio di dimensioni, il gioco di qualsiasi squadra tende proprio a modificarsi radicalmente. Infatti, molto spesso, le trame di gioco che siamo soliti vedere con Marchionni spesso non venivano, diciamo, non riuscivano ad andare fino in fondo. Poi soprattutto considero anche la componente evento che molto spesso è stata sia pro che contro, sia per il Foggia sia per il Virtus Francavilla. Devo dire però che è stato coriaceo il Foggia Francavilla, è riuscito negli ultimi minuti, come spesso ci ha abituato in questo campionato, a dare sempre il massimo e soprattutto è riuscito a trovare il gol con Capitan Cavazzi. Sono contento per lui, è il primo gol in stagione con la maglia del Foggia. E ci ha regalato i 3 punti. Sono contento inoltre per Rocca che è tornato in campo e spero di rivederlo ancora in piena forma, soprattutto perché, come è probabile che sia, giocheremo i playoff a maggio. Vorrei chiedere un po' al mister invece cosa ne pensi tu della partita tra Francavilla e Foggia. Secondo te, che partita è stata? Mister, non ti sentiamo, devi aprire il Microfono. microfono. Devi accendere il microfono, Microfono. mister. Ora mi sentite forte e chiaro? Sì, Adesso forte e sei chiaro, chiaro. forte e chiaro. Perfetto. Ribadisco quello che hai detto tu, Marco, che è stata una partita comunque complicatissima, quella di Francavilla. Ho avuto subito l'impressione che le dimensioni del campo veramente erano botte e diciamo imbastire delle trame di gioco in un campo del genere, come hai appena detto, è veramente difficile. Penso che comunque il Foggia, ho rivisto quello che era il Foggia delle prime, diciamo da dopo il Bari di andata, cioè un Foggia difficile da mettere sotto, un Foggia tosto, aggressivo su ogni pallone, un Foggia, come hai detto tu, coriaceo, un Foggia che non prende gol facilmente, un Foggia che non subisce la squadra avversaria con molta facilità.
e quindi di questo io ne sono soddisfatto. Era una partita che si poteva solo vincere, o perlomeno per come si era messa, solo con dei piccoli dettagli che poi sono stati i calci piazzati e l'incornata di Cavazzi, ed è giusto che ed è giusto, insomma, stato appunto sfruttare quelle palle inattive, e abbiamo portato la partita a casa. Sono contento, è stato come hai detto tu, hai fatto un'analisi giusta, io la condivido. Ma riassunta, prima di venire da te, io vado a leggere la classifica, com'è cambiata la classifica. Ternana sempre in testa a quota 69 punti, segue l'Avellino 60, Bari 53, Catanzaro 48, Juve Stabia e Foggia 46, Catania 43 punti, Teramo 42, Palermo 39, Casertana 38. Nella zona bianca invece, la zona che permette la permanenza sicura, tranquilla in Serie C, Monopoli 34, Viterbese stessi punti della squadra pugliese, Turris si aggiunge al terzetto composto da Monopoli e Viterbese a quota 34, Francavilla 31, Vibonese 28. Nella zona calda invece, quella che poi porta i playout, Potenza 28 punti, Paganese 27, Bisceglie 24 e Cavese fanalino di coda a quota 16. Il Covid comunque sta continuando ad influenzare questo campionato, lo vedremo tra poco quando andremo a leggere il turno, Monopoli-Palermo, gara rinviata proprio a causa della pandemia. Ti chiedo, la classifica inizia a essere una classifica veritiera, cioè in realtà le posizioni di queste squadre rispecchiano anche magari gli investimenti fatti o quello che si è visto sul campo? Probabilmente non rispecchiano gli investimenti fatti, perché se consideriamo, facciamo un confronto tra, che dire, Catanzaro, Avellino, Bari e noi siamo probabilmente quelli che, cioè la società che ha speso meno, però noi siamo una sorpresa, quindi sì, certo, su ci sono le squadre che hanno speso di più, ma anche squadre che stanno deludendo, tipo il Bari, c'è anche il Palermo dietro di noi che ha speso abbastanza, però è dietro, il Catania, vabbè, anche il Teramo, diciamo, però... Ecco, noi sicuramente non avremmo dovuto, almeno per i pronostici, occupare la posizione che abbiamo, ma siamo ben contenti così. Questo a testimonianza del fatto che i soldi spesi non sono tutto, ma quel che conta in una buona percentuale è il gruppo, l'affiatamento che anche un allenatore riesce a dare ad una squadra intera, anche mi allargo ad una società, perché Marchionni è riuscito anche a mantenere quell'equilibrio, a dare quella stabilità alla squadra che sono servite in un momento difficile. Aggiungo solo una cosina rispetto al discorso che avete fatto prima del Francavilla, forse qui Italo ci può aiutare, i turni, cioè i cambi sono stati azzeccati nel momento in cui sono entrati Dienno e Rocca, e quindi quando Marchionni ha detto beh, io la posso anche vincere questa partita, vinciamola, il Foggia ha cambiato, ha accelerato e poi è riuscito anche a ottenere il bottino pieno. Prima di andare proprio da Italo, Italo, volevi aggiungere qualcosa? No, concordo con Maria Assunta, i cambi sono stati azzeccati. Quando io dico siamo ritornati a vedere il Foggia prima delle quattro partite andate in modo storto, intendo anche quello, che il mister è tornato anche a leggere bene la partita e a fare i cambi giusti, quindi sì, assolutamente, sono stati decisivi e importanti per poi mantenere quel risultato fino alla fine. Prima di andare appunto a tuffarci nell'approfondimento tattico, leggiamo quelli come arrivano le squadre, quindi la presentazione in numeri, numeri che piacciono tanto proprio a Maria Assunta, la nostra signora dei numeri. Foggia e la Viterbese, quando siamo giunti alla 32esima giornata di campionato, sappiamo che in realtà il Foggia dovrà riposare, ancora non lo ha fatto in questo girone di ritorno. 46 punti per la formazione pugliese, 34 invece per la formazione di mister Torino, sesta posizione in classifica per i Satanelli, undicesima invece per i Leoni gialloblu. 32 gol fatti dai Diavoli del Sud, 28 invece da Tunkara e Company, 31 i gol subiti dal Foggia, 32 invece dalla Viterbese. 13 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte per gli uomini di mister Marchionni, 8, 10 e 11 invece sono i numeri di vittorie, pareggi e sconfitte per quella che doveva essere in alcuni momenti addirittura la scuola dell'ex capitano del Foggia Federico Gentile, 5 gol fatti sul rigore dal Foggia, 3 invece sono quelli realizzati dalla compagine che sarà ospitata domani, ricordiamo l'appuntamento, alle ore 15, fischio d'inizio, lo stadio Pino Zaccheria. Mister, ti chiedo subito, che squadra è la Viterbese?
Allora, ne approfitto subito per dire che la Viterbese è una squadra che, alla quale piace giocare e piace impostare comunque il gioco. Non è una squadra che gioca, prepara la partita sugli avversari. È una squadra che pensa un po' più a giocare per, diciamo, per quelli che sono i suoi concetti. È una squadra che ha un 4-3-3 e gioca con un 4-3-3 che vedremo anche un po' più là nella nostra situazione tattica, è un 4-3-3 molto dinamico e flessibile, ma è una squadra che cerca sempre di giocare dal basso, è una squadra che cerca di trovare giocatori tra le linee per andare poi a sviluppare il proprio gioco e attaccare la linea avversaria. È una squadra che sa il fatto suo, una squadra che ha i suoi concetti di gioco. Il mister Taurino ha dato dei concetti di gioco impostati su 4-3-3, anche se tempo addietro comunque è un mister che giocava con la difesa a 3, ora abbiamo visto che comunque adotta una difesa a 4 con degli esterni che spingono abbastanza. È una squadra che comunque cerca e imposta il proprio gioco in modo da in maniera offensiva, anche se non si direbbe visti i gol fatti, però nelle due partite che comunque ho studiato e ho visto contro la Juve Stabia e contro il Monopoli, è una squadra che ogni volta che ha la palla non la spreca, cerca comunque di giocarla. Questa è una delle prime, diciamo, queste sono le prime impressioni che ho avuto della Viterbese guardando un po' le due partite che ha fatto precedentemente al Foggia. Marco, ci saranno delle assenze importanti nel Foggia, soprattutto per squalifica. Magari leggiamo la lista dei convocati che è stata diramata poco fa dall'ufficio stampa del Foggia e chiediamo a mister Italo se le due assenze, le citerai proprio tu, saranno importanti nel Foggia. Allora, guardando un po' i convocati di Marchioni per la partita di domani, potremmo vedere il Foggia schierato in questo modo. Il classico 3-5-2 con Fumagalli in porta, il trio in difesa con Anelli, l'unico, diciamo, superstite del trio Gavazzi del Prete, a cui servirà il sostegno di Galeotafiore e Germinio, probabilmente. Il quintetto invece a centrocampo sarà formato sulle fasce probabilmente da Calombo e Di Ienno. Mezzali dovremmo rivedere Vitale, Garofalo, eventualmente Rocca se sarà recuperato, e poi nuovamente Morrone come play. Diciamo che in quest'ultima settimana Morrone è una sorta di tour de force, perché tra domenica e domani avrà giocato 3 partite in meno di 7 giorni. Poi in attacco dovremmo vedere la coppia dell'Agnello e d'Andrea, perché Curcio ha parzialmente recuperato e quindi non sappiamo se sarà effettivamente schierabile dal primo minuto. Per quanto riguarda la Viterbese, invece, il 4-3-3, anche la Viterbese ha qualche assenza, soprattutto in difesa. Infatti, Taurino potrebbe schierare la sua squadra con Daga in porta, il quartetto in difesa formato da Baschirotto, Mbembe, Markic e Falbo, i tre a centrocampo formato da Adopo, Bensai e Salandria, e il terzetto in attacco Simonelli, Tunkara e Murillo. Ora, mister, ti voglio fare una domanda, diciamo, di lancio. Ieri Giglio è stato presentato come nuovo responsabile del settore giovanile. Secondo te, Giglio, come lo vedresti bene? Come lo vedresti in questa squadra? Lo vedo bene in attacco centrale a mettere la palla in porta. Quello lo vedo benissimo, assolutamente. Sono sicuro che ora Bomber Giglio, anche a 40 anni, riesca comunque a fare gol. Spero gli faccio un grosso in bocca al lupo per quanto riguarda il ruolo di responsabile settore giovanile. È una bella patata bollente. E sono un po', mi toccate un po' nel profondo del cuore quando si parla di settore giovanile, perché lo sapete, sono 15 anni che faccio settore giovanile e nei miei 15 anni di settore giovanile non ho mai visto un settore giovanile del Foggia organizzato bene. Quindi spero che il nostro Bomber Giglio, al quale siamo molto legati tutti, riesca insieme alla nuova società ad organizzare un grande settore giovanile. Sono ovviamente, lungi da me parlare male del settore giovanile, cioè dei mister che lavorano nel settore giovanile del Foggia, assolutamente no, anzi con molti ci sentiamo, sono amico, sono veramente delle persone splendide. Io parlo proprio di organizzazione di settore giovanile. Quindi in bocca al lupo a Bomber Giglio per l'organizzazione insieme alla nuova società del settore giovanile. Mister, adesso, vai Marco, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo sapere soltanto, siccome giochiamo una difesa a 3 con una difesa a 4, che partita ti aspetti quella con la Viterbese? Io, Marco, allora, ci tenevo a dire una cosa anche velocissima sul fatto, non ho visto nei convocati Morrone. È stata questa notizia dell'ultima ora, ecco perché ho scelto di condividere
la grafica dei convocati e di commentarla, perché oltre alle assenze di Gavazzi e di Salvi, sappiamo che Gavazzi sarà squalificato per somma di gialli nel corso delle ultime 5 partite, mentre invece Salvi ha beccato questo rosso anche un po' ingenuo che lo ha costretto a saltare, lo costringeva a saltare la partita con la Viterbese. Ma in realtà la vera notizia dell'ultima ora è l'assenza tra i convocati proprio di Biagio Morrone, questo ragazzo il numero 25, molto duttile, bravo sia a giocare nel ruolo della mezzala, ma bravo soprattutto a giocare nel ruolo di play. Come vedi l'assenza di Morrone, e soprattutto quali a questo punto potrebbero essere le scelte di Marchionni? Allora, rispondo ad entrambe le domande, sia quella di Marco che quella di Daniel. Allora, parto dall'ultima, l'assenza di Morrone mi dispiace tantissimo, l'ho sempre detto dalle prime giornate, Morrone era un pezzo fondamentale per lo scacchiere del Foggia, ma dall'inizio, anche già da quando giocava, e lo continuo a ripetere, Morrone ha tanta qualità, settore giovanile Juventus, ed è uno dei ragazzi che quest'anno veramente ci sta sbalordendo, e quindi mi dispiace, secondo me il Foggia, oltre a Morrone, aver perso Salvi e Morrone, saranno due assenze importanti e fondamentali. Quindi che cosa farà? Penso che giocherà poi alla fine con quello che è un po' un terzetto forzato lì a centrocampo, che è il Vitale, Garofalo e Rocca. Non so chi dei tre il mister si inventerà play davanti alla difesa, penso e provo a dirla così, penso che metterà Vitale davanti alla difesa, e con Garofalo e Rocca come mezzali. Per quanto riguarda la domanda che mi ha posto Marco, cosa sarà, cosa mi aspetto, come vedo questo 3-5-2 contro il 4-3-3, stranamente a quelle che sono un po'... stranamente un po' quello che è il modo per il quale si fa giocare un 4-3-3, cioè quello di avere ampiezza e superiorità sugli esterni. La Viterbese non dà molta ampiezza con le tre punte davanti, quindi cosa succederà? Che è una squadra che gioca comunque molto centralmente, cercando di trovare i buchi centrali, quindi il Foggia, il 3-5-2 del Foggia, che è comunque, come già abbiamo detto, Foggia comunque è sulle seconde palle, sui duelli, sui confronti uno contro uno, e quindi è molto, diciamo, fa il suo gioco un po' è su questa modalità, no? Secondo me non avrà vita difficile a gestire questo gioco della Viterbese in modo centrale, e quindi secondo me sarà un po' più difficoltoso per la Viterbese se i due esterni del Foggia, di Enno, Calombò, Agostinone o chi che sia per loro, riescano a essere lucidi, a dare spinta lì in avanti per la Viterbese, coprire queste spinte dei nostri quinti. Quindi mi aspetto... Sì. Mister, il tempo scorre, sappiamo che abbiamo anche un tassativo televisivo da rispettare da questo weekend. Ti chiedo subito, quanto è importante per una Viterbese, soprattutto per una squadra che gioca con il 4-3-3, il ruolo del mediano? E magari lo andiamo a vedere anche graficamente. Io con la lavagna ci sono. Ok, perfetto. Diciamo che nel 4-3-3 il ruolo del play è fondamentale, però nelle due partite che ho visto della Viterbese, Daniel, mi è saltato subito all'occhio una cosa particolare. Benzaia, che è il mediano che gioca per la Viterbese, attira semplicemente, non passa per lui il gioco, ma che cosa succede? Che lui attira un po' un paio di giocatori sempre delle squadre avversarie che si vanno a mettere su di lui, per poi andare a sfruttare Adopo e Salandria o le mezzali, che si vanno ad allungare appunto negli spazi e vanno a prendere i buchi alle spalle dei centrocampi delle squadre avversarie. Quindi, ad esempio, nella partita contro la Juve Stabia che ho visto, Benzaia si avvicinava per ricevere palla dei difensori, quindi da Markic e da Camilleri, ma si portava solo due persone per andare a liberare gli spazi appunto alle spalle. E quindi poi che succedeva? Si andava a ricevere palla Salandria o Adopo, o chi in quella partita, ad esempio, giocava Palermo, Rossi e Bezzicheri in avanti, andavano a ricevere palla centralmente. Ecco perché mi ricollego a prima, dicevo che centralmente la Viterbese cerca sempre di ricevere spazi. Quindi è fondamentale per attirare due avversari e liberare gli spazi alle spalle. Mentre invece anche il ruolo degli esterni, sappiamo che la Viterbese gioca molto bene, come tu hai anche sottolineato, con i terzini che a volte addirittura schiacciano le mezze ali. Può far male questo atteggiamento della formazione di Taurino al Foggia?
Assolutamente sì, Daniel. Questa è la cosa che un po' mi preoccupa di più perché ha un terzino destro, Baschirotto, che ha tanta gamba, spinge tantissimo. Nella partita contro la Juve Stabia, che è stata l'ultima della Viterbese, era quello che spingeva di più rispetto anche al terzino sinistro che è Urso. Ma la cosa che mi è saltata insomma, agli occhi subito è che l'ampiezza, appunto, la danno con i due terzini. Non la vanno a dare con gli esterni o con le mezzali che si allargano, ma la danno con i due terzini. Quindi veramente si ritrovano i due difensori centrali che impostano il gioco con Benzaia che attira. La squadra attira appunto due avversari e Baschirotto e Urso che te li trovi veramente quasi a centrocampo che vanno a spingere. Cosa fa? Cosa permette questo? Il fatto di spingere lì, alzare i due terzini? Permette che i due esterni della Viterbese vengano a giocare centralmente. Quindi ti ritrovi Simonelli, Murillo che vengono a prendere palla centralmente e liberano spazio ai terzini sugli esterni. Io spero che Dienno Agostinone lì tengano botta su Baschirotto perché è veramente uno che ha tanta gamba e può creare la superiorità lì sugli esterni. Mentre invece anche il tridente per Taurino e Company è molto importante, dovrebbe rientrare Tunkara che nelle ultime partite non è stato molto bene, non è stato il Tunkara del girone d'andata, tra l'altro Tunkara nel calciomercato invernale è stato anche avvicinato al Foggia. Cosa dovrebbe temere Marchionni e soprattutto la difesa anche un po' adeguata, una difesa obbligatoria di questo tridente della Viterbese che comunque ha segnato quasi gli stessi gol del Foggia? Io penso, Daniel, che la difesa del Foggia è una difesa molto al di là delle assenze di Del Prete e Galazzi, che sicuramente sono importanti, ma la difesa del Foggia è una difesa che quando c'è da giocare uomo a uomo, senza troppi grattacapi, diciamo, non avere esterni che spaziano su tutto il fronte d'attacco, diciamo, e mettersi uomo a uomo è una difesa che regge sempre o quasi sempre il confronto. Le nostre difficoltà iniziano a esserci quando le squadre avversarie ci sono diciamo, quelle mezze punte, quei trequartisti che te li trovi da destra a sinistra, da sinistra a destra, che spaziano un po' come può essere ad esempio il Fantacci della Juve Stabia, me ne sta venendo uno in mente, ma è lì il Foggia ogni tanto va un po' in difficoltà, ma quando c'è da giocare uomo a uomo, io secondo me non vedo problemi. Maria Assunta, volevi fare una domanda a Mister Italo? Sì, hai detto che hai confrontato, hai visto le due partite, Juve Stabia e Monopoli della, ecco, io ho ascoltato oggi la conferenza stampa di Taurino e ha parlato in particolare della punta e ama giocare, è vero che gioca con il 4-3-3, però con una punta un po' più in avanti rispetto agli altri due, però pare da quello che ho ascoltato, poi sapete che mi sto un po' arrampicando sugli specchi perché non è la mia materia questa, e pare che con il Monopoli invece ad un certo punto, forse erano in svantaggio, ha dovuto inserire anche una seconda punta. Allora, ha prospettato questa possibilità anche col Foggia, qualora loro dovessero andare in svantaggio. Non se lo augura, ma potrebbe accadere. Allora, ci puoi dire quale potrebbe essere la differenza dal Sì. punto di vista tattico? Maria Assunta, complimenti sempre per le domande che mi fai, sono sempre molto intelligenti e vanno Grazie. veramente. No, sul serio, anche l'altra puntata hai fatto delle domande molto interessanti. Allora, cerco di essere veloce, Daniel. Allora, una cosa fondamentale della Viterbese è quello che ho visto, che anche a partita in corso, tu non capisci mai se gioca con un 2-1 o con un 1-2. Perché la punta a volte allunga, quindi quando gioca Tunkara è un po' quella che va a allungare di più il gioco, e gli altri due, che dovrebbero essere i due esterni del 4-3-3, ma non sono due esterni, vengono centralmente e fanno le due mezze punte. Molte volte quando lui dice gioco con due punte, va a fare un 1-2, quindi c'è più un altro giocatore che ha altre caratteristiche, magari tipo Rossi, che ha giocato contro la Juve Stabia, che viene incontro, viene sempre a ricevere palla, gli altri due invece si allungano e sembra un 1-2. Questo veramente sono solo dettagli, Maria Assunta, perché in una squadra che ha dei concetti importanti, le tre punte possono, essere tre in linea, un 1-2, un 2-1, ma i concetti sono quelli e sanno cosa devono fare. È solo questione di mettere delle caratteristiche diverse. Ok, grazie. Prego, grazie a te per la domanda.
Prima di chiudere le dichiarazioni di mister Taurino alla vigilia proprio di Foggia Viterbese, a Foggia vuole una squadra pimpante, ci sarà da battagliare e soprattutto visti i precedenti tra Taurino e Foggia, quella Serie C sfiorata proprio con il Vito, sicuramente mister Taurino avrà qualche sassolino dalla scarpa da togliersi. Italo, prima di chiudere, cosa invece il Foggia può sfruttare a proprio favore per conquistare 3 punti e allungare in zona playoff? Allora, io penso che sicuramente debba battagliare centralmente, dobbiamo fare della nostra forza quella che appunto sono le seconde palle e il fatto di essere sempre reattivi e cattivi. Se centralmente non diamo spazi a loro, e secondo me noi lo facciamo molto bene, nel recupero immediato della palla dobbiamo sfruttare appunto i loro terzini che vanno ad alzarsi molto e quindi lascerei in questo caso il Curcio o qualcun altro o l'attaccante D'Andrea non centralmente, ma lo andrei a posizionare lateralmente dove il terzino va a salire, cioè dove lascia spazio proprio per andare a sfruttare delle ripartenze veloci, improvvise. Questo è importante. Marco, leggiamo il 32esimo turno di campionato e poi andiamo con la sigla. Allora, per quanto riguarda il prossimo turno di campionato, abbiamo visto che Monopoli Palermo non si è giocata a causa di alcuni casi Covid che si sono registrati sulla squadra dei Gabbiani, che quindi hanno rinviato a data da destinarsi la partita in casa contro il Palermo. Quella che vedremo domani saranno diverse sfide interessanti, tra cui Catania-Avellino, Catanzaro-Bari, due scontri playoff direi fondamentali, Foggia-Viterbese, Potenza-Bisceglie, un match da spareggi salvezze, in quanto il Potenza è ancora immischiato nella lotta per non retrocedere, Ternana-Vibonese, Casertana-Cavese, sappiamo la Cavese poco tempo fa ha perso l'allenatore in seconda di Campilongo. Teramo Virtus Francavilla che qualche giorno fa ha esonerato Trocini e il DS Fernandez e Paganese Juve Stabia, ripostare poi alla Turris. Ecco, mister, secondo te che partite dobbiamo, diciamo, su cui concentreresti la tua attenzione? Io concentrerei la mia attenzione su Catanzaro-Bari. Sono molto curioso di Catanzaro-Bari e vorrei capire e vedere un po' se il Catanzaro riesce a dare quello stacco un po' dalle altre dietro e posizionarsi definitivamente nella quarta posizione. Questo Ma penso che sarà. riassume invece. Ci sono? Allora, Catanzaro potrebbe anche vincere domani contro il Bari e quindi sono d'accordo con il mister, tranquillamente potrebbe scalzarlo, pian piano scalzarlo. Io invece sono più interessata a Catania-Avellino e devo dirvi la verità, tifo per l'Avellino, in modo tale da tenere dietro il Catania e che non ci desti più preoccupazione, perché secondo me l'Avellino, il Bari noi non lo prenderemo, non prenderemo nemmeno il Catanzaro, però con Juve Stabia e Catania ce la possiamo giocare per avere una posizione un po' più in alto in classifica, che questo ci potrebbe aiutare per i playoff. Italo, prima di chiudere, una parentesi sulla probabile formazione, soprattutto sull'11 che andrebbe a schierare mister Italo Miraglia, anche se in realtà c'è una modifica, no? Una modifica dell'ultima ora che ha spiazzato un po' tutti. Informazione avevamo dato, anzi avevi scelto di dare Biagio Morrone nel ruolo di play, ma abbiamo appreso dalla lista convocati del Foggia che in realtà Biagio Morrone non ci sarà. E questo l'11 che tu hai scelto, Fumagalli tra i pali, Anelli, Germinio e Galeota Fiore nel terzetto difensivo, nel centrocampo a 5, da sinistra verso destra, sceglieresti l'esperienza di Agostinone, Rocca al posto di Morone, mi sembra di aver capito che schiereresti Vitale con Garofalo spostato sulla destra e Calombo nel ruolo di esterno di quinto di centrocampo proprio lì a destra, mentre invece in attacco riconfermato il tandem offensivo Curcio e D'Andrea. Abbiamo sforato la mezz'ora a disposizione, quindi per chi vuole può seguire la puntata di Parola al Mister in streaming su Foggia Calciomania e Mitico Channel. Continuiamo con la nostra analisi. È questa la formazione che può far male alla Viterbese? Io penso che sia anche un po' quella un po' forzata. L'unica cosa un po' sulla quale si poteva scegliere era appunto un po' Agostinho Odienno o magari mettere un attaccante diverso da D'Andrea, che potrebbe essere dell'Agnello Balde, ma io penso che in questa partita, come ho detto prima,
il fatto di poter lasciare un attaccante dinamico lì davanti che vada a sfruttare gli spazi lasciati dai terzini, ecco perché ho optato per D'Andrea. Per quanto riguarda Agostinone, invece, suppongo che lì a sinistra ci sia bisogno di molta esperienza per andare a, diciamo, a coprire appunto lì le sgaloppate di Baschierotto, e quindi preferisco un po' Agostinone a Dieno in una prima parte di partita, poi magari al secondo tempo Dieno per far rifiatare Agostinone sicuramente ci potrà dare una grossa mano. Perfetto, allora se non abbiamo altro da aggiungere, io andrei a chiudere. Ci aspetta domani una partita importante, quella dello stadio Pino Zaccheria. Il match tra Foggia e Viterbese, non sono tantissimi i precedenti tra le due squadre, ma sono anche pochi i precedenti tra Marchionni e Torino, forse la vera arma in più di questa Viterbese. Io ringrazio Marco Scopece, grazie Marco. Grazie Daniel. Ringrazio Maria Assunta Scelsi. Buonasera, grazie direttore. E ringrazio soprattutto mister Italo Miraglia, ogni sabato è qui con noi a raccontarci tatticamente quella che poi sarà la partita del Foggia. Grazie mister. Grazie a voi, buon pomeriggio. Sigla, a sabato prossimo. Ovviamente io non ci sarò, lascerò spazio ai veri padroni di casa, ovvero voi. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera. Buonasera.